Problemi aperti sulla dematerializzazione contenzioso scaturiti nei rapporti con le altre PA. Ne ho già parlato prima. Ovviamente ci sono certe amministrazioni, pubbliche amministrazioni, che non sono riuscito a fare troppo, sono muri di gomma, per cui ci si rimbalza. Con altre pubbliche amministrazioni riesco dando anche informazioni, però dovete ben capire che chi non ha un archivio digitale alle spalle, quando io gli mando un documento, il problema ce l'ha, e lì non ci piove, ce l'ha perché non sa dove metterlo, non lo può mettere su una pennetta, non potrete conservare su pennette, su CD o su hard disk dei documenti veri, ufficiali, che tra 5 anni magari dovrete consentire la consultazione da parte di qualcuno. La prossima legge è tu, perché non l'ho capito bene, un po' piccolo, probabilmente in cerca. Qual è? OIL. Diciamo che OIL è ordinativo informatico locale, significa, sono le operazioni di banca che facciamo digitalmente, che facciamo telematicamente. Noi non paghiamo, almeno non dovremmo più pagare, so che qualche scuola invece lo fa ancora, la mia ha iniziato da poco perché la banca ha rallentato un po' troppo. Comunque noi, per pagare fornitori, per incassare denaro, utilizziamo una procedura telematica che si chiama OIL. Questa procedura ci consente di lavorare senza stampare nulla, quindi non stampiamo i mandati, non stampiamo le reversali, non stampiamo le distinte di trasmissione alla banca. Quindi non abbiamo queste copie in mano, che magari qualche revisore vuole ancora vedere, no? Perché io lo so che è così. E cosa facciamo? Noi che abbiamo gli archivi digitali, questi documenti li mettiamo negli archivi digitali e abbiamo finito. Chi non ha gli archivi digitali e ha OIL, purtroppo deve rimaterializzare i documenti, ok? Quindi deve ritrasformarli in carta, rifarli firmare a mano. Perché? Perché la firma digitale è su quel documento telematico che è andato via. Quindi o fate in fretta a diventare amministrazioni digitali, o presto vi ritroverete invasi da problemi che i documenti digitali prodotti da altre amministrazioni vi daranno, o dai vostri stessi documenti. Vorrei dei chiarimenti sui contenuti obbligatori per l'albo online e sui contratti da inserirvi per le scuole. Cioè, la domanda è: dove si trova, che cosa mettere e cosa non mettere? Sull'allegato A della trasparenza o sulla delibera CIVIT, per quanto riguarda i contratti, le nomine o quant'altro. Per quanto riguarda il resto, basta che uno sappia fare il suo lavoro, e quello che pubblicava prima in carta adesso lo pubblica digitale. Quindi non è che c'è un elenco di ciò che va pubblicato e di ciò che non va pubblicato, c'è un perché va pubblicato un documento. Un documento va pubblicato nell'albo pretorio quando questo documento ha una rilevanza esterna, e eventualmente incide sulla situazione giuridica di qualcuno. Quindi nell'albo ci metterò delibere, perché sono di emanazione dell'organo collegiale, ci metterò contratti con i supplenti, ci metterò i contratti con gli esperti, ci metterò i bandi di gara, ma perché? Perché era tutta roba che già ci andava prima. Considerate però che quello che prima voi gestivate come albo pretorio nei corridoi, no? Io, girando un po' per le scuole, ho visto delle cose impressionanti, degli albi pretori da 2,5 quintali, no? Con tonnellate di polvere sopra. Questo cosa significa? Significa innanzitutto che non eravate in regola, non eravate assolutamente in regola, avevate riempito un pezzo di masonite con i contratti dei supplenti con su il nome dell'assente, e lo so che lo facevate. Non eravate in regola perché l'albo poteva essere asportato il documento. Adesso sì, si può asportare il documento, ma rimane, è sul web. Prima cosa facevate? Non potevate certo andare ad asportare un documento all'albo per appropriarvelo. Dovevate andare in ufficio, chiedere il documento, e l'ufficio, sapendo che voi eravate lì a rompere, magari, no? Vi dava qualche difficoltà. No, con l'albo pretorio, con la pubblicità legale, tutti gli atti, il cittadino, l'utente, se ne può appropriare e utilizzarli senza che l'ufficio ne venga a conoscenza. A questo proposito, però, due contenitori da riempire insieme bene. Nel wiki di Porte Aperte sul web noi abbiamo due zone, una per l'albo pretorio e una per l'amministrazione trasparente. L'albo pretorio era fatto circa un anno e mezzo fa, voce per voce, riferimento normativo, note sul contenuto e altro. Noi dobbiamo ancora però completare, quindi chiedo a tutti i presenti, ovviamente Mario che collabora al
inverosimile con tutti noi, di verificare la congruità di quanto messo, eventualmente di riempire ciò che manca, correggere ciò che è sbagliato, in modo che noi comunque come scuola abbiamo un punto di riferimento comune che è utilissimo, perché a volte le parole andiamo a cercare nella normativa non ci sono sufficienti. È vero che è pertinenza del nostro DSGA andare a reperire tutto, però ciò non toglie che avere un luogo fisico dove andare a ritrovare le cose è di aiuto per tutti nel lavoro di tutti i giorni. Questo riguarda sia l'albo pretorio e sia anche la proposta su cui stiamo lavorando sulla sezione amministrazione trasparente, che come era stato accennato prima è composta di sottosezioni di due livelli, e abbiamo un preziosissimo lavoro svolto dal gruppo di lavoro dell'IC Galilei di Reggio Emilia, che ha macinato già tutta quella che è la normativa cercando di andare a precisare alcuni elementi utili per le scuole. Questo è rivisitato ancora dalle opportune sistemazioni di Mario e di qualsiasi altra persona di buona volontà, ci consente di avere un riferimento trasparente che possa essere utile per tutti, ed è proprio questo il modo in cui noi teniamo a lavorare. E anche qui sottolineo la partecipazione di una scuola di Reggio Emilia, proprio nel senso che ciò che noi facciamo non è pertinenza di un solo territorio, ma è teoricamente a disposizione di tutti, sia a livello di formazione della risorsa che di utilizzo della risorsa. E completiamo la batteria di domande assegnate a Mario. Non è questo, scusate. La dematerializzazione va fatta anche su tutti i vecchi documenti? Se avete soldi, sì. Servono tanti soldi. Servono almeno la ditta che io contattato l'anno scorso, bisogna preventivare almeno 25-30 euro a faldona. Se consideriamo, prego. No, un momento, sto parlando. No, un attimo. Allora, dematerializzare significa avere a disposizione strumenti e servizi. I servizi di cui abbiamo bisogno sono un archivio digitale. Gli strumenti sono i nostri computer e i software. L'archivio digitale di cui noi abbiamo bisogno deve essere necessariamente un servizio che noi acquistiamo da una ditta. Perché? Perché noi non abbiamo la capacità anche economica personale di poter contrastare un eventuale errore che abbiamo fatto. Cioè io non me la sento di garantire col mio stipendio, e nessuno mi può imporre di farlo, di proteggere gli atti della mia scuola. Quindi affido questa archiviazione digitale ad una ditta esterna. Questa ditta esterna, che dovrebbe essere il conservatore accreditato, si occuperà appunto di conservare i miei atti che avrò prodotto dal momento in cui ho dichiarato sono amministrazione digitale. 1° gennaio tale e tale, da quel momento ogni atto che io produrrò dovrà confluire dentro gli archivi digitali. La domanda che è stata fatta era: ma io quanto devo spendere per fare la digitalizzazione dei vecchi documenti? Come ho detto, se uno ha 1000 faldoni dovrà spendere 30.000 euro, semplice. Qual è l'operazione che verrà fatta? Il conservatore accreditato verranno consegnati i documenti cartacei, i faldoni diciamo, e lui ci dovrà restituire gli atti digitalizzati, e il contratto dovrà prevedere anche cosa lui dovrà fare con queste carte che si troverà in mano e che non varranno più nulla.